Michele ha vinto la sua battaglia. Dopo più di 8 anni di inutili sofferenze, ha potuto lasciare il suo letto bara e volare via libera. Lo scrivono i genitori di Michela Dalbello, che da 8 anni era in coma irreversibile ed è morta nel pomeriggio di martedì 18 gennaio 2022 in una struttura per lungodegenti. Nel 2013 la sua trachea è stata occlusa da una vecchia cicatrice di tracheotomia a cui era stata sottoposta dopo un incidente stradale avvenuto nel 2003, quando aveva 17 anni. Allora, dopo 20 giorni di coma, 3 mesi di terapia intensiva e 1 anno e mezzo di riabilitazione, sembrava essersi salvata per 10 anni, una vita normale, ma di fatto è finita a 27 anni. Ora ne aveva 35, ma solo per l'anagrafe, per i suoi genitori Angelina e Franco e per sua sorella Elisa, rimasta coinvolta anch'essa nell'incidente stradale, di 2 anni più vecchia, se n'era già andata da tempo.